Nel primo trimestre del 2022 l'export dei distretti industriali del Mezzogiorno ha ripreso a crescere, mostrando un progresso di oltre il 18% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e superando anche i livelli pre-pandemici. Solo la Sardegna mostra vendite all'estero in calo su entrambi i periodi. È quanto emerge dal monitor dei distretti industriali del Mezzogiorno realizzato dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa San Paolo. Sul risultato influisce anche la dinamica di rialzo dei prezzi alla produzione. Il balzo si rileva anche in alcuni settori ad alta intensità distrettuale del sud, come le industrie alimentari. Prezzi alla produzione in crescita sui mercati esteri anche per le industrie tessili, del legno, della meccanica e dell'elettronica. Tra le filiere distrettuali che si collocano già oltre i livelli pre-pandemici spicca l'agroalimentare. Positivo complessivamente l'andamento del sistema casa, arrivano segnali incoraggianti per la moda. I paesi in cui l'export dei distretti del Mezzogiorno ha registrato la crescita maggiore sono Stati Uniti e Germania, tra gli emergenti l'Algeria. Mostrano invece un calo rispetto al periodo pre-Covid le vendite verso Svizzera e Regno Unito. Stangata sui bilanci delle aziende italiane, sui conti delle imprese infatti stanno pesando aumenti complessivi che arrivano al 30% su base annua, un dato che tiene conto degli aumenti registrati su molteplici voci dei bilanci aziendali, in particolare sui fattori produttivi. Pesa il generale aumento dell'indice dei prezzi al consumo, con l'inflazione arrivata a sfiorare l'8%. Sugli incrementi incidono le variazioni in aumento del costo dell'energia elettrica, del gas naturale e della spesa per il lavoro. È quanto emerge da un'indagine della Federazione Un'impresa Spazi Lavoro Flessibili, Uffici e Coworking condotta tra le aziende associate. Quanto all'energia elettrica, si registrano aumenti nei costi aziendali di oltre il 5% rispetto al 2021. Per quanto riguarda il gas naturale, dall'indagine emerge che l'aumento è stato del 10%. Cresce anche la spesa per il personale. Il costo medio orario del lavoro nelle imprese del terziario, nell'ambito dei servizi integrati e multiservizi, ha subito un aumento medio di oltre il 2% da luglio 2021 a luglio 2022. Le imprese anti-hacker italiane sono ormai più di 3.000 e continuano a crescere. Negli ultimi 9 mesi i paladini della cyber security hanno infatti messo a segno un incremento superiore al 5%, dopo il netto balzo del 32% fatto registrare nel biennio 2018-2020. Secondo un'elaborazione di Unioncamere, Infocamere, pubblicata sull'ultimo numero del magazine digitale Unioncamere, Economia e Imprese, lo scorso anno è proseguito anche l'aumento del numero degli addetti, che hanno superato le 29.000 unità, una media di 9 per azienda. La concentrazione più elevata di queste imprese si registra nel Lazio, dove al 30 giugno scorso avevano sede 708 imprese. Al secondo posto c'è la Lombardia, seguono Campania, Sicilia e Veneto. Sul fronte degli addetti, le imprese che hanno creato più opportunità di lavoro sono localizzate in Lombardia, Lazio e Trentino Alto Adige, che con i loro 18.000 addetti rappresentano il 62% di tutto il settore. La Campania, al sesto posto in questa classifica, è la prima tra le regioni del Mezzogiorno con 1.461 addetti e il 5% del totale. Riparte il turismo internazionale con un aumento della spesa degli stranieri in Italia. Lo scorso maggio il saldo della bilancia dei pagamenti turistica ha registrato un avanzo di 1,7 miliardi. Le entrate, pari a 3,5 miliardi, sono state quasi 5 volte quelle dell'anno precedente, mentre le uscite sono più che raddoppiate. È quanto emerge da un'indagine relativa a maggio 2022 e realizzata dalla Banca d'Italia sulla base di interviste e conteggi di viaggiatori residenti e non residenti in transito alle frontiere italiane. Nonostante l'inflazione e lo scenario internazionale dominato dalla guerra in Ucraina e da una conseguente grande incertezza, il turismo ha ripreso a girare. Da marzo a maggio la spesa degli stranieri in Italia si è all'incirca quintuplicata rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno, confermando la forte dinamica registrata nei mesi precedenti. Nello stesso periodo la spesa dei viaggiatori italiani all'estero è invece quasi triplicata. Nei 3 mesi il divario negativo rispetto ai livelli pre-pandemici del 2019 è rimasto pressoché invariato per i flussi in ingresso e si è portato su valori analoghi per quelli in uscita.